E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella serie in Trentin e Mideria, pronti, attenti, via, manca rima così. Posso anche dire di aver fatto il poeta su sta serie, anche se la vedo dura, comunque dai che partiamo. Ed eccoci qua cari ragazzi, instradati, che sarebbe bene anche altri prodotti da Naratorgen o su un baita, però bisogna che vaga su con qualche mezzo attrezzato di gente, perché sennò con questo camion qui di sicuro non è su un baita, perché non è impossibile, è impensabile, però nem a veder appunto un attimo il discorso di che non c'ho da che lei, perché lei cambia automatico, camion nuovi, non che più da star lì e sfodegar con le leve, cambi maneti, manetini e compagnia bella, vabbè. Niente, andiamo a vedere via in cantina, non la cantina questa, in doppio che è il vino che non si può produrre su farming, ma è solo succo d'uva, in realtà sto qua è proprio vin, se vuole esiste anche quello, se scandalizza secondo me per certe robe, non per altre, a sto mondo, ma vabbè. Dopo detto questo, non è che uno deve attaccarsi lì alla bozza e che, per carità, perché mi stesso non sono amante bevitore, quindi non ho, però sono un trentino anomalo ragazzi, quindi ste tranquilli e comunque sempre parsimonia in tutte le cose, mi raccomando. Comunque sì, perché tutta sta storia che appunto che chiama succo d'uva, adesso che l'uvetta qua, però il vino, la produzione lì la fa vino, le produzioni originali no. Che mi par veramente serario c'è la Zen su delle robe ben fora da lua, vabbè. Ma le stesse, le politiche, peghi, eccetera, se sa insomma. Dopo magari, cioè, su queste robe fa tanta commedia, dopo ben fuori GTA i vari titoli, senza nulla offendere qui che piace il gioco, però ragazzi, con tutte le monade che c'è dentro, andare a soffermarsi su una parola su farming mi pare e un po' de massa. Comunque fine off topic del nonno polemico, che sapete che è il gam pochettin e quella parte lì, vabbè. Chi adesso ne ma capir endo che ne a posizionarne, potremmo fare sta manovretta qua, tanto spendendo senza tirare zomuri, e ci si posiziona, vabbè, potrei restare anche chi così, dai, ci non è il posto meglio che è, però intanto venga bene sfondo qua e tirem via le cordele sperando non esploda tutto, già li vedo scorlamenti e teoricamente che a stora le altre più scadute fosse un po' più vale de Rise Stauveta qua dentro, per fortuna vendito questo teoricamente ci passa, allora non prendo così, se non che passa ridene adesso, beh, sempre non so la città, vedete che togli se ne ero lì che praticamente tappavo la produzione molto bene, oserei dire, ma niente, bisogna sapere, no teoricamente non ga in la traslazione così dall'altro, non mi ricordo, comunque niente, i sini che potete senza far malani, questa stessa arnati, questo qui sterza l'iso Felsbrum a forza di girare il volante, però ci siamo, anzi mi pare una roba di questo genere, così e così che bisogna essere fatto come si deve, non avevo calcolato che questa via sta forse altre casse, guardate se queste leghe sta su e soprattutto si sì, bravo Giometro che sul gabbiotto, perché sennò sarebbe un braghe di tela come dico sempre, e questo dovesse riuscire proprio giusti farglielo star qua sopra, spostin, vedete che chi autoload non ne è, può fare auto, no autoload, quindi niente pianello, scusate chi è anche comodo, quindi la verità,
Date a Cesare quel che è di Cesare, niente, ancora un attimo. Poi potete fare anche così. Perfetto. Si vede anche come sono. E oro. Ragazzi, carica. Sen quindi a posto e noi Nena per su. Un altro magari. Palle Pevardense riuscire a fare la terza fila. Quindi vedete che alla fine l'ho pagata, nel senso inizialmente comodo comodo il Nico far su il suo piccolo straterello de cassette, però dopo è successo e altre bisogna arrangiarsi e metterle su in terza fila come le macchine parcheggiate nelle le grandi città che è in doppia fila, che è anche terza fila, doppia fila chi le strati, non so come chiamarle, ma vabbè. Vedete se riuscì a fare una roba di sto genere senza farne male, perché qua l'è un attimo far danni, ragazzi, credeme. So che mi credi sulla parola, perché sapete che il nonno è bravo a combinarne e tutte quelle che non le fa vedere, che fa un tanto non vedere, che non vedere neanche idea, quasi adesso, quasi rischio, rischio. Allora, mi dire una terza fila, però ancora no, ce la facciamo. Non sono mi ha convinto che sta da su Benstro, come vedere non scendere a vedere, poi controllarsi, non bisogna dargli un altro, bisogna dargli una piccola spinta ancora, ragazzi miei. Allora diria che è corto lo spidone qua, teoricamente sono in pista giusta, quindi alzo un attimo, sto ancora dentro e poi dentro. Perfetto, bene, bene. E capì insomma che ecco perché a finità l'autorod magari può venire bomb, metterli dentro fin dentro un film è un po' un problema, anche per esempio c'è il fatto che il camion c'è da aver zanellato solo, capisce insomma diventa un po' una roba di questo genere. Quindi meglio forse fare un piazza in più finché sei in su, vabbè si sì, poteria dai questo qua, così vi mostro che con tasto X c'è da verse anche la parte posteriore e quindi dai almeno un altro diria che è il caso di andare a torlo, spento di usarle come al man, qua è sempre nato, non fa malani, capì e vista. Allora, pensi riesco così, qui, tempo felice, a parte della telecamera su sto muletto che mi va nel mal de mare, intitolerò il video Nemo sera su Jürgen Heinrich, che è formato quel scabinato e metteria qua un attimo, guardiamo se riesco a scaricarlo perché non è mica detta bene, quindi diria che ne penso sta manovretta qua, perché sennò altrimenti non siamo, come dire, comodi. Allora, attenzione, deve essere giusto, perfetto, e pardon, se riuscite a sistemarlo dentro qua perfettamente, non perfettamente, attendo le assasse arrivano dentro, se li accontento. Quindi, attenzione che un attimo perché bisogna andare un po' più dentro, bene, usciamo e ci riteniamo soddisfatti di tutto ciò, che a parte i comandi che è sempre un po' positivi perché sistema una roba, però magari su strada va bene e su un altro mezzo no, e il muletto quindi mi proveria un attimo a lasciarlo fuori, che vedete si suonerà altra merce, eventualmente si può far di altri anche con camion propri, perché vi ricordo che l'azienda qua la ha camion propri, mezzi propri, anche al delaga in capanon e in un altro mano,
praticamente identico, però questo era il man del terzista vettore che galoppa per l'Erlengrad e il patto di Malani, ovvero è sempre il nonno di Malani, ovvero l'altro. Le cassette qua le è un po', come dire, non so perché non è, deve essere che non riesce a agganciarlo. Le ultime se si fida, perché tanto che il portellone dove scampa, e se no basta far così L di nuovo e vedete che le salta fuori, quindi Z, X, e noi siamo pronti, cari miei ragazzi, per Nar in zona magazzino, perché queste sì non le vendo, queste voleria proprio sfruttare. Passerà lo Palman questo arco di trionfo qua, perché insomma se vuol proprio la castichina, che poteva farlo un po' più grande, no, un centimetro. Niente ragazzi, qua che se vuol la punta è mazzotto, perché se no non si passa fuori, quindi bisogna per forza di cose saltare dentro in casa qua e cambiare giro. Da una banda meglio, dall'altra non meglio, perché dobbiamo fare sto giro strambo. Sono ben più strada giusta da questa che dall'altra, però insomma non correva, ma vabbè, difatti la ha fatto prima la casa lì e dopo si è messi a pensare che forse si può passare dentro con quei mezzi. Solo che il Fiat lì col semirimorchio e che passa al Manti con sto con st'altezza, purtroppo no. Comunque dai, è lo stesso, ne fanno in giro quante la parte alta dell'Erlengrad, villette, senza passare giornate scorse, perché come visto spero Nadia Par con la Premos qua sotto lavori de straw harvest, cippato super il bosco per via delle produzioni nuove che sul farming, quindi vi ho mostrato diverse robe, e alla fine su questa mappa produzioni che ne tante vedremo delle altre, perché dovremmo passare appunto di nuovo a Tor verdure, pale di verdure di casa, da quel delle olive appunto terzista di gente, o comunque altro personaggio che vive qua sull'Erlengrad, insomma genaven de robe da vedere ragazzi. Le serre che le è piene dei prodotti floreali per forza di cose, perché le serre non è il paneter, però vuol dire che vi vede tu fiori fiorati, bonsai, di tutto e di più. E qua finalmente, che non mi ricordo in che episodio sta di fatto, ma tanto tempo fa, oserei dire, è tutta la zona magazzini, anzi, perché l'è grande questa zona qua, pardon qua anche sen e massa, no dai scherzo, e dopo era anche qua, guarda il nonno fa tanta fatica per guardare di là, e qua invece a fare le robe fatte bene ha speso addirittura per due monitorini che segnali qua anche sempre, quindi guarda, robe. Mi sto pensando però a che è qualcosa che non quadra qui. Mi sono convinto qua che era una piattaforma, perché mai mi sarei sognato di aver messo stordain qua in mezzo alle scatole, chi con le luci che aveva sempre problemi si sa come mai, tra i tanti e svariati salvataggi. Adesso l'unica è capire di posizionare un po' per sorte che magazzini mio, presentare questo, fa vedere anche su di video abbonati, poi vabbè chi è il gay e funziona, l'avevo intravisto, l'agra è un altro, poi ne uscì degli altri magazzini, quindi tutti molto belli, tutti molto validi, questo è un po' particolare, questo è solo PC, l'altro dovrebbe essere forse anche console, non mi ricordo, l'unica adesso l'è scaricare un po' per banda, che insomma che sta. Tra l'altro qua come al solito che ha misteri fermi, avanzati, moribondi, non si capisce perché, fragole, crenade, altro che de mal, e vabbè, per finta di non aver visto niente, adesso mi sistemo, ma quasi quasi scaricheria in tel altro
per vedere anche l'altro capanone. Qua come si è cammino grosso, un po' meno grosso, insomma che è un po' di... anzi, ma è meglio attraverso sé la ribalta qua. Fammi vedere se mi ricordo ancora come si fa. Chi schizza i bottoni, chi che sem, guarda che roba. Qui teoricamente è eccola, la se eleva e dopo la se calca zo per arrivare giusto al camion. Se potrei farlo, bisogna essere in due a far bene, perché capire dopo perché. Comunque si scarica da vedere qua, non ci piove, anche che mi butto fuori comodamente far manovra in modalità Euro Truck Simulator, e così sono più comodo. Guarda qua se riuscire a centrare le strisce, la versione intanto è tutte lunghe. Teoricamente così un po' più avanti e un po' più indre, no, massa, dovreste essere così circa. Quindi andiamo a vedere cosa che si vede da qua. Discorso pedana fa comodo sinceramente per un discorso muletto, vedete che uno il vaga chi in battuta, modo molare tutte le cinghie, smorzare anche il camion che era ora. Saltare di nuovo dentro. Questa se non esplode il camion, ecco, far così, boh. Sì, lo calca zollo in penna, però almeno che è il saltino. Ecco, se vuole praticamente che la prestura ti fa in cambio gomme invernali estive, è un buon momento per fare sto lavoro, un tanque mi fa questo. Solito discorso, non ha colpa nessuno, le mod le quelle, le misure più o meno le quelle, però vabbè. Chi dentro, ragazzi miei, ma mamma mia, abbiamo te messo dentro a me tutte queste robe perché non mi ricordo. Magari ho fatto gli episodi strambi che non avevo visto, che è un magazine, ragazzi, che non finisce più. No, scherzo, cioè, un po' fatto malanimi, di sicuro non che l'ho messo qua a me. Proprio l'essere che pago malani con l'Easy Development, che sapete che sono un bravo sfrugnon. Quindi sto qui no, però spostendo manca il manitù, non so se si può trovarlo da svedere. Tente le nostre manovrine, Bardin si passa dentro perché qua bom. E basta, però ragazzi, diria che provino a vedere se va bene usare questo, anche se dentro il camion ho un dubbio che non che sta dentro, quindi diria che bisogna risolverla in altra maniera, perché guardate che altezza che ha, non si può passare dentro chi che se vorrà proprio un transpallet e robe del genere. E cos'è che tutte queste luci che va intorno, o la sa, lampeggiante qua NVA, perché se no non è il nono X. Detto questo, ragazzi miei, diria che basta, la se finisce qua e savezza più o meno dove si parte la prossima volta e dove se andrà a finire, quindi insomma, niente, che dirvi, fai bravi, che noi vediamo presto, anche qualche altro episodio. Ciao a tutti ragazzi!